Gaetano Lopresti, il boss di Porta Nuova, l'uomo chiave dell'operazione Perseo che ieri ha portato al fermo di 89 persone, si è suicidato ieri sera nel carcere Pagliarelli. La Procura della Repubblica di Palermo ha già disposto l'autopsia sul corpo del boss. L'uomo, che già in passato era stato condannato a 20 anni di carcere per mafia, era da tempo sotto osservazione. Nel corso delle sue telefonate, Lopresti ha raccontato molti retroscena sulla creazione della nuova commissione di Cosa Nostra e inconsapevolmente, durante le intercettazioni, ha anche rivelato agli investigatori i nomi degli altri boss coinvolti e le strategie che stavano portando avanti. Trovato impiccato in cella, il gesto potrebbe essere collegato proprio a questo, al fatto di aver compreso di essere diventato l'uomo chiave e di avere in un modo o nell'altro compromesso il sistema. È possibile che Lopresti, una volta lette in cella tutte le intercettazioni contenute nel provvedimento che gli è stato notificato, abbia compreso di aver sbagliato con Totò Riina e la sua famiglia, decidendo così di togliersi la vita. Nella ricostituzione della nuova commissione, lui e Gianni Nicchi, infatti, erano i più fervidi oppositori all'ascesa di Benedetto Capizzi. Si era vantato con gli altri boss di avere l'appoggio di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò, nella scelta che avrebbe dovuto fare per indicare il nuovo capo della commissione provinciale di Cosa Nostra. Smentito da Nino Spera, anche lui fermato ieri mattina, Riina Junior, sottoposto a sorveglianza speciale a Corleone, era fuori da tutto e per volere della madre non doveva impicciarsi. E proprio per confermare la sua estraneità aveva chiesto al tribunale il trasferimento a Milano. E intanto oggi pomeriggio sono iniziati gli interrogatori in carcere degli 89 fermati rinchiusi nel Pagliarelli, dove si trovano in isolamento. Le indagini dei carabinieri hanno individuato un ruolo molto particolare e anche molto importante rispetto a Gaetano Lopresti, cui si opponeva sostanzialmente inizialmente alla ricostituzione della commissione provinciale di Cosa Nostra, dopodiché è stato il leader di quel fronte di opposizione alla figura di Benedetto Capizzi come capo della nuova commissione provinciale a Palermo. Nel corso di una riunione, per quanto è dato sapere attraverso il racconto di uno dei partecipanti, l'opposizione asseriva di godere dell'appoggio del figlio di Riina, circostanza questa che sembra non trovare un riscontro dalle parole di uno dei rappresentanti della famiglia mafiosa di Corleone, che di un portavoce di questa famiglia che a nome appunto della famiglia di Corleone negava ogni possibilità che il figlio di Riina fosse coinvolto in questo processo di riorganizzazione.